Le gambe sono aperte come larghezza delle spalle, perfetto. Distendiamo bene le piante dei piedi, le braccia lungo il busto. Ok, molto rilassati, faremo un bellissimo risveglio muscolare mattutino per tutto il corpo. Ok, prendiamo semplicemente l'aria dal naso e buttiamo fuori con la bocca. Cominciamo con un semplicissimo esercizio. Prendiamo l'aria dal naso e la buttiamo fuori con la bocca. Molto facile. Quando prendiamo l'aria dal naso, la bocca deve essere chiusa e la lingua sale verso il palato. Quando buttiamo fuori l'aria dalla bocca, la percepiamo tiepida. E questa respirazione è più semplice respirazione per togliere il loro stress. Semplicissima, la possiamo fare ovunque, in qualsiasi punto, in qualsiasi situazione. Chiudiamo gli occhi inspirando l'aria, apriamo gli occhi quando la buttiamo fuori. Inspirando chiudiamo gli occhi, espirando apriamo gli occhi. Inspirando chiudiamo gli occhi, espirando apriamo gli occhi e ancora ultima volta, inspirando chiudiamo gli occhi. Ed espirando apriamo gli occhi. Ora decidiamo se facciamo lezione con gli occhi chiusi oppure con gli occhi aperti. Orecchio destro verso la spalla destra, rimanendo nella posizione, respiriamo con il naso e la bocca. Torniamo su e andiamo dall'altra parte, espiriamo l'aria. La respirazione continua, il naso e la bocca. Ancora andiamo a destra, espiriamo l'aria. Andiamo a sinistra, prendiamo l'aria, poi la espiriamo. Torniamo avanti, abbassiamo la testa, tocchiamo il petto. Solleviamo la testa, andiamo dietro, ci lasciamo completamente andare. E ancora una volta, abbassiamo la testa, tocchiamo il petto. Solleviamo la testa e andiamo dietro, completamente rilassati, stimoliamo la tiroide. Torniamo dritti, attenzione, solleviamo le spalle, prendiamo l'aria. Abbassiamo le spalle, profilo destro, non muoviamo le spalle. Profilo sinistro, non muoviamo le spalle. Torniamo avanti, solleviamo le spalle, prendiamo l'aria. Abbassiamo, espiriamo. Profilo sinistro, non muoviamo le spalle. Profilo destro, non muoviamo le spalle. Torniamo in centro, abbassiamo la testa, tocchiamo il petto, giriamo a destra, dietro, a sinistra e in basso. Tocchiamo il petto, un'altra volta, sinistra, dietro, destra e abbassiamo giù. Solleviamo la testa, la respirazione con le braccia. Inspiriamo crescendo, espiriamo l'aria altre tre volte, inspiriamo su e abbassiamo, espiriamo altre due volte, inspiriamo lunghissima la colonna vertebrale ed espiriamo, attenzione sulle braccia, intrecciamo le dita delle mani, giriamo completamente le mani. Tutte 10 le dita fanno stretching. Pieghiamo le gambe, allunghiamo la colonna vertebrale. Movimento del bacino. Bacino va avanti e poi va dietro. Avanti e dietro. Avanti e dietro e ultima. Avanti e dietro, spingo le braccia dietro, alzo la testa e guardo le mani su, stendo le gambe, prendo l'aria e vado avanti più lontano possibile, rilasso le braccia giù, 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 giù,
Il mento tocca il petto, stacchiamo le mani, ci rilassiamo. Togliamo la pancia, togliamo la pancia. Pieghiamo solo il ginocchio destro, uno. Percepiamo la gamba sinistra. Stendiamo la gamba, pieghiamo la sinistra, percepiamo la destra. Stendiamo, ci rilassiamo, siamo completamente rilassate giù senza la pancia. Saliamo, tocchiamo il petto con il mento, stringiamo i glutei, le gambe stese, non abbiamo la pancia. Andiamo dietro, ci lasciamo completamente la tiroide, completamente. Torniamo molto più alti e andiamo il collo, scendiamo le spalle, andiamo giù completamente. Mi raccomando, abbiamo la pancia dentro, giù, lasciate la testa che va verso le gambe, è molto importante. Molto importante, le gambe sono stese, non piegate le gambe, stiamo allungando muscoli posteriori delle gambe. Saliamo curvando piano piano, tocchiamo il petto, non abbiamo la pancia, stringiamo i glutei, ultima la testa e andiamo dietro senza la pancia, ci lasciamo andare la tiroide, spostiamo il bacino avanti, torniamo dritti, la terza volta aumentiamo sempre di più, senza la pancia, curvando, scendiamo. La testa scende per prima, va verso le gambe, due gambe stese. La terza volta prendiamo le gambe dietro. Ognuno decide dove. Il punto di arrivo di prendere le gambe sarebbero i talloni. E le gambe sono stese, non pieghiamo le gambe. Risucchiando la pancia, stringendo glutei, saliamo, il mento tocca il petto, molto, molto abbandonati. Quando alziamo la testa siamo più alti sempre e andiamo dietro, ci lasciamo completamente liberi. Benissimo, torniamo, ultima volta. Giù la testa, ogni anello scende. Prendiamo le gambe di nuovo dietro, più dietro possibile. Dai, 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 brave, benissimo. Buttate fuori l'aria, non abbiamo la pancia, noi non respiriamo con la pancia. La testa tra due caviglie. Saliamo curvando, stringiamo i glutei, teniamo la pancia dentro, percepiamo la pesantezza nelle braccia, nelle spalle, il collo, siamo molto alti e poi ci lasciamo dietro ultima volta. Benissimo, torniamo dritti. Allarghiamo le gambe un pochino di più delle spalle. Ok, apriamo le braccia, inspiriamo l'aria. Prendiamo il polso sinistro e andiamo a destra tirandoci il braccio forte, a destra, a destra, a destra. Bene, tirate forte il braccio, sentite, sentite, come il fisioterapista. Ah, dai, 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 dai. Torniamo più alte, prendiamo l'altro polso, prendiamo l'aria e tiriamo. Stringete bene i glutei, ok, e tiriamo. Senti, 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 senti. Torniamo. Intrecciamo le dita delle mani, le braccia stese, stringiamo i glutei, andiamo a destra, espiriamo l'aria. Ma oggi spostiamo il bacino a sinistra. Ok. Torniamo dritte, su, 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 su. Prima pieghiamoci a sinistra, ok. E poi spostiamo il bacino, vai, ok. Mi raccomando, la pancia è dentro. Torniamo. Apriamo le mani come larghezza delle spalle. Prendiamo l'aria e andiamo avanti più lontano possibile. Solleva le braccia, stendi la schiena e vai su. Su, 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 su. Mi raccomando, la pancia in questo esercizio deve essere dentro. Proteggiamo la schiena. Avanti più lontano possibile, tocchiamo giù pavimento, giù 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 asciugamano,
Solleviamo le braccia, stendiamo la schiena, la testa tra le braccia, la testa tra le braccia. Su, 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 su. Un movimento solo, non ci sono le pause. La terza volta, avanti, più lontano possibile. Stesa la schiena, sollevati subito, dritta la schiena. Su, 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 su. Ultima. Avanti, più lontano possibile. Benissimo. E saliamo piano piano su, 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 su. Apriamo le braccia, appoggiamo le mani sopra il bacino, i pollici sono dietro e quattro dita avanti. Piego le gambe, guardo il cielo, vado giù e chiudo la testa tra le ginocchia, butto fuori l'aria. Benissimo. Salgo curvando con le gambe piegate, curvando, curvando. Piegate le gambe, salgo e siamo da dove siamo partiti. Guardo il cielo, vado giù, le gambe piegatissime, piegatissime. Chiudi la testa tra le ginocchia, sali curvando senza la pancia, stringi i glutei, senza la pancia, stringi i glutei, le gambe piegate. Guardo il cielo, vado, espira l'aria. Chiuditi molto, sali curvando senza la pancia, stringi i glutei, sali curvando, benissimo, su, ultimo movimento della colonna vertebrale, vai giù, ok, benissimo, chiudi e sali curvando, sali curvando, piano piano, piano piano, piano piano, andiamo su, 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 chiudiamo, due gambe insieme. Attenzione, solleviamo le braccia, prendiamo il gomito destro, cerchiamo le vertebre, le gambe sono chiuse, prendiamo il gomito destro, cerchiamo le vertebre dietro, le gambe chiuse insieme, la colonna vertebrale cresce, le spalle basse, il mento alzato, il collo come le giraffe. Attenzione, appoggio il piede destro sopra il collo del piede sinistro, stop, respiriamo, noi siamo soltanto su un piede, benissimo, perfetto, incrocio la gamba dall'altra parte, stendo le gambe, cresco con le braccia su, vanno dietro, apro, espiro l'aria, vanno avanti, inspiro, dietro, espiro l'aria, attenzione, vado giù e mi prendo il polpaccio sinistro, dietro, la fronte tocca la gamba destra, tolgo l'aria dalla pancia. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Saliamo curvando senza la pancia, senza la pancia. Ok, benissimo. Le braccia sono giù. Facciamo il movimento del bacino a destra, a sinistra. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Destra, sinistra, in centro, togliamo incrocio, andiamo su, cresci, inspira, prendi il gomito sinistro, cerca le vertebre, le gambe chiuse insieme, le spalle basse, alza la testa, togli la pancia, ogni posizione il corpo si allunga, noi non stiamo mai fermi, mai, la pianta del piede sinistro sopra il collo del piede destro, levate la pancia, andate su con la colonna vertebrale, abbassate le spalle, alzate la testa, il collo è lunghissimo, respira il naso e la bocca, guardi solo un punto, gli occhi non si muovono, incrocia la gamba, stendi le gambe, leva la pancia, cresci di più, solleva le braccia, dai 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 dai, dietro, allunga, abbassa, solleva, più alto, alta, 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 alta,
allunga, abbassa, vai giù e prenditi il polpaccio destro. La fronte tocca la gamba sinistra. La respirazione lenta, profonda, silenziosa. Le braccia tirano forte, forte, è noi che ci rilassiamo. Altrimenti non stiamo facendo stretching. Saliamo curvando, piano piano. Non girerà mai dentro la testa, mai. Ok, e ora facciamo il movimento del bacino. Un po' a destra e un po' a sinistra. Destra, sinistra, proprio scombussolati. Destra, sinistra e ultima. Destra, sinistra. Perfetto. Togliamo incrocio, andiamo su, cresci, uno, vai avanti più lontano possibile e prenditi due talloni. I piedi sono uniti insieme, si prendono due talloni, due talloni, due talloni. Piega le gambe poco, abbraccia le gambe dietro, prenditi i gomiti e chiuditi sopra le tue cosce, con la testa che tocca le gambe. Se puoi rimani così, prendi l'aria, stendi le gambe abbracciandoti, espira l'aria, la fronte tocca le gambe. Piega di nuovo, inspira. Stendi, espira l'aria. Piega, inspira. Stendi, espira l'aria. Piega, inspira, è la quarta volta, stendi e dove sei? Molto più sciolti, molto più sciolti. Saliamo lasciando le gambe, piano piano, abbandonatissime, piano piano, piano piano, abbandonatissime. Benissimo, ok. Andiamo in ginocchia, davanti, proprio, così, perfetto. Apriamo le gambe come larghezza delle spalle e il su il sedere, sdraiata giù, con la pancia in giù. Perfetto, bene, ok, ci siamo? Bene, andiamo, solleviamo le braccia verso il cielo, invece le braccia giù, ok, su, 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 bene, giù la testa, appoggia, perfetto. Alziamo la testa verso il cielo, stringiamo molto i glutei e ora alziamoci. Noi andiamo dietro e alzi. Bene, dietro. Torniamo e ci rilassiamo. Ok. Un'altra volta. Espiriamo l'aria dietro, stringi bene i glutei. Bene. E torniamo ancora due volte, ragazzi. Vai dietro, espira l'aria e torniamo e ancora una volta, espira l'aria e torniamo, abbassiamo le braccia, chi aveva giù, attenzione, andiamo a prendere i nostri talloni, bene, lasciamo la testa dietro. E benissimo, ci mettiamo a respirare. Torniamo e ci rilassiamo giù, 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 giù. Bene, torniamo dritti, vai, proviamo la seconda volta, cerchiamo di arrivare a prendere i due talloni, mi raccomando, spingiamo molto il bacino avanti. Ok, togliamo la pancia e andiamo dove possiamo, altrimenti le mani dietro i glutei e ci lasciamo andare. Torniamo e ci rilassiamo giù la testa. Bene, mettiamoci a sedere, posizione della rana, semplicissimo. Uniamo due piante dei piedi, posizione della rana, perfetto. Prendiamo le caviglie. Ok, e per adesso abbiamo una posizione dritta senza nessuno sforzo. Ora invece
le braccia tirano, il petto va avanti, le spalle dietro, stop. Chiudo tutto e mi rilasso. Di nuovo, spingo, il petto va avanti, le spalle dietro. Chiudo, inspiro, bene, altre due. Spingo, espiro l'aria, bene. Chiudo, inspiro e ultima. Spingo, stop. Abbasso la testa, tocca il petto. Vai a sinistra, il profilo. Vai dietro la tiroide. Profilo destro. Abbassa, tocca il petto. Stop. Profilo destro. Vai dietro, senti la tiroide, stimola. A sinistra. E abbassa giù, espira l'aria. Solleva la testa, molto rilassata. Due braccia avanti, altezza delle spalle, stringi forte il pugno. Il tuo braccio destro più avanti del sinistro, uno. Scambia, due. Scambia, cerca di crescere, tre, scambia. Cambia, quattro, prova a crescere. Cambia, cinque, sinistra, sei, destra, sette, cresce la schiena, otto, scambia. Torna avanti, le mani dietro la testa, apri i gomiti, chiudi i gomiti, prendi l'aria, abbassati la testa, vai con i gomiti verso le gambe e rilassati. Tocca le tue gambe se puoi. Le ginocchia sul pavimento, giù, sali curvando e apri i gomiti, il collo lunghissimo. Chiudi i gomiti, hai preso la tua testa. Prima abbassa la tua testa, la parte cervicale. Vai giù fino al fondo, ovunque puoi, non ha importanza, è importante che vai giù. Sali curvando, tocca il petto. Alzi la testa, apri i gomiti e cresci di più. Vai su, su, su. Chiudi i gomiti, abbassa la testa, la parte cervicale. Vai giù, svuotati, non hai la pancia, non ce l'hai. Sali curvando, apri i gomiti, più cresci di più, non hai la pancia. Cresci, cresci, cresci. Ultima volta. Chiudi i gomiti, abbassa la testa, la parte cervicale. Vai giù, giù, stendi le braccia davanti e lasciati andare giù, 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 giù. Vai, cammina avanti, cammina, 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 brava, brava, benissimo, così, bravi, perfetto. Saliamo dolcemente, ultima la testa, stendiamo due gambe. Appoggiamo le mani sopra le cosce, controlliamo la lunghezza delle gambe, la colonna vertebrale è completamente in crescita, le mani sopra le cosce. Via, piede a martello, prendo l'aria, apro i piedi, vai, chiudo i piedi e abbasso ballerina. Di nuovo, sollevo, inspiro, apro, espiro chiudendo, e abbasso, giù le spalle, cresce la schiena, martello su, apri nel femore, chiudi e ballerina, lasciati andare, ultima, ultima, martello, apri, chiudi e ballerina. Due braccia davanti a te rilassate, gomiti rilassati, i polsi, le dita delle mani, via, uno, via, due, ogni dito separatamente, tre, quattro, facciamo un cambio, uno, e muoviamo anche i polsi, due, allontaniamo le dita delle mani, tre, chiudendo, e ultima, quattro, vado su, inspiro, vai avanti e prenditi tu le tue gambe, hai le gambe stese. Primo, secondo, hanno la stessa lunghezza.
La terza, piedi a ballerina, si prendono le caviglie oppure i talloni. Le dita dei piedi vanno verso asciugamano. Le braccia tirano, prendiamo i talloni, noi appoggiamo la pancia, lo stomaco, il petto, i gomiti sono sopra asciugamano. Buttiamo fuori l'aria. La fronte dove va? Verso il collo del piede. Non alziamo la testa, strusciandoci va avanti, perché noi stendiamo la colonna vertebrale come stendiamo le gambe. Due fette di pane che si uniscono. Saliamo curvando, senza la pancia, su, più alte di prima, molto più alte di prima. Andiamo semplicemente a girare a destra, ma le gambe non possono cambiare la lunghezza. Andiamo a destra. La mano destra va dietro sull'asciugamano, la mano sinistra prende la gamba destra. Stendi la schiena e vai su, gira, gira, gira. Senti ben appoggiati i glutei sopra asciugamano. Solleva il braccio destro verso il cielo, su, torna avanti e vai avanti a prenderti di nuovo due talloni. Chiuditi giù, 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 giù. Tirate due talloni, le gambe sono chiuse insieme, le dita dei piedi, giù, piedi, giù. Attenzione che la salita cambia. Non si prendono le dita dei piedi, sono liberi. Ok, alza la testa, sedere a papera, hai la schiena dritta. Senza la pancia, sali con la schiena dritta. Completamente. Gira a sinistra, completamente a sinistra. Prendi la tua gamba sinistra, l'altro a mano sopra asciugamano. Te stai girando, crescendo, sti girando, crescendo, continuamente. Non abbiamo la pancia è dentro, respiriamo con il diaframma. Torniamo avanti, attenzione sul braccio, alza il braccio, torna avanti, due piedi a martello e ora vai a prendere avampiedi esternamente. Non si toccano le dita dei piedi perché sono rilassati, ma il piede è martello. La pancia tocca le cosce, lo stomaco tocca le cosce, il petto tocca le cosce, il mento tocca le cosce, poi la fronte. E anche se tocco, vado a distendere la schiena di più, percepisco due polpacci. Se la testa tocca le gambe, percepiamo la parte lombare. Saliamo con la testa sollevata, la schiena dritta, andiamo su, 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 la schiena dritta, dritta, dritta. Piega la gamba destra, incrocia la gamba destra, abbracciala forte, gira a destra. Il braccio destro è dietro e aumenta, aumenta molto. La tua gamba destra deve toccare il petto, deve toccare il petto, per questo la abbracciamo. Non la prendiamo, ma la abbracciamo. E anche là, due fette di pane si uniscono, la gamba e il petto. Le spalle sono basse, la colonna vertebrale cresce, la pancia non c'è, il collo come le giraffe. Sto crescendo e mi sto spostando, ogni secondo che passa io mi sto spostando, non c'è la posizione statica. Torniamo avanti, abbiamo il piede sinistro a martello, stendiamo aprendo la gamba destra a 90 gradi, andiamo avanti, prendere avampiede sinistro e ci lasciamo andare. Avampiede, avampiede, su, su, su. Abbiamo due gambe aperte, stese, le mani prendono il piede esternamente, due piedi a martello, percepiamo due polpacci. I glutei sono appoggiati tutte e due sull'asciugamano. Benissimo, benissimo. Saliamo curvando. Bene, perfetto, ok, bene. Chiudiamo due gambe insieme, piedi a ballerina,
Appoggiamo le mani dietro asciugamano, distendiamo le dita e mani, sentiamo i tendini e spingiamo il petto avanti, le spalle dietro, la testa dietro, la tiroide. Torna la testa, chiudila, la tiroide, chiudi. Solleva la testa, piede a martello, vai di nuovo. Il petto avanti, le spalle dietro, le gambe spingono, martello, martello, dietro, dietro, dietro. Vai, 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 vai. Torna e la testa tocca. Brave, martello, martello, martello. Benissimo. Solleva la testa, piega la gamba a sinistra, incrociala, abbracciala e gira a sinistra. Gira, 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 gira. La gamba destra estesa, piede a martello, abbracciate la gamba, non la prendete. Mentre vi abbracciate state anche crescendo, è importante. E mentre crescete girate dietro. Gli spazi tra le vertebre si allontanano, allontanano. Togli la pancia, respira con il diaframma, hai il collo lunghissimo, la parte cervicale si rilassa. Torniamo avanti, benissimo. Apriamo la gamba sinistra a 90 gradi, due piedi a martello, incolliamo bene i glutei, andiamo avanti a prendere avampiede destro. Buttiamo fuori l'aria. La prendiamo con il naso e la buttiamo fuori con la bocca. Controllate bene l'appoggio dei glutei, controllate bene l'appoggio dei glutei. Benissimo. La schiena è dritta, le spalle sono pari, la pancia è dentro, le braccia hanno la stessa lunghezza. Brave, benissimo. Saliamo curvando, perfetto. Bene. Ok. Ci sdraiamo con la schiena giù, abbracciamo due ginocchia, comodissime. Le gambe chiuse insieme. Due piedi a ballerina. Abbracciamo le ginocchia, ok, togliamo l'aria dalla pancia, è importantissimo che noi non respiriamo con la pancia in questa tecnica, anche ci sono anche esercizi che coinvolgiamo la pancia. Stendiamo la gamba destra giù sull'asciugamano e tiriamo la gamba sinistra verso la spalla sinistra. Abbiamo il mento dentro, le spalle bassissime, il bacino è pari, due piedi a ballerina. Io percepisco la pelle del collo del piede e tutte le 10 dita che si allungano. La respirazione, non stiamo fermi. Noi stiamo spostando anche gli organi interni con la respirazione. Stendiamo la gamba destra su, la prendiamo con due mani, piede a ballerina. Sulla gamba destra la prendiamo con due mani, benissimo. Benissimo, respiriamo. Abbassiamo la gamba sinistra giù, ovunque può andare, perfetto. Due piedi a ballerina, benissimo, perfetto. La gamba sinistra è pesantissima giù, bravo. Sollevo la testa più che posso perché voglio toccare la gamba destra, due piedi a martello e mi prendo avampiede se posso destro, piede a martello, martello, martello. Se ci arrivo prendo avampiede. Benissimo, benissimo, perfetto, bravi, benissimo. Abbraccia due ginocchia giù la testa, torniamo alla base. Giù la testa, rilassiamo, rilassiamo, rilassiamo. Le gambe sono chiuse insieme, piedi a ballerina, controlliamo la lunghezza, togliamo la pancia. Respira il naso e la bocca. Rilassamento totale. Stendiamo l'altra gamba giù, espiriamo l'aria, la gamba sinistra. Due piedi a ballerina, il bacino è giù. Percepiamo benissimo l'appoggio della colonna vertebrale. Tiriamo il ginocchio, non stiamo mai fermi, mai fermi. Perfetto.
Alziamo la gamba a sinistra, la prendiamo con due mani, la sinistra, ovunque possiamo, non ha importanza. Se poi arriviamo a prendere la caviglia, ben venga. Perfetto, benissimo. Stendiamo la gamba destra giù, iliopsoas. Bene. Lasciamoci andare. Mi raccomando, la respirazione, quella che ci rilassa. Il naso prende l'aria, la bocca la butta fuori. Alziamo la testa, vogliamo toccare la gamba o la gamba vuole toccare la testa, che è ancora meglio. Due piedi a martello, tutte e due. Proviamo a prendere avampiede. Benissimo, benissimo, benissimo. Respiriamo. Svuotiamo completamente la pancia. Perfetto. Abbracciamo due ginocchia giù la testa, ci rilassiamo. Respira il naso e la bocca. Appoggiamo i piedi giù, le gambe aperte come larghezza delle spalle, le mani dietro la testa, gomiti aperti. Incrocia la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro. Il ginocchio destro è aperto. Il piede è fuori, perché questo piede a martello lo appoggerai andando a sinistra. Noi andiamo a sinistra con le gambe, i gomiti fermi, fermi, e se possiamo appoggiamo la pianta del piede destro, apriamo molto ginocchio destro, guardiamo il cielo, la testa è dritta. Respira, respira il naso e la bocca, togli l'aria, non riempire la pancia. Ok, benissimo. Torniamo e le gambe vanno dall'altra parte molto dolcemente, non togliamo incrocio, dall'altra parte, non muoviamo i gomiti, non muoviamo la testa. Benissimo, benissimo. Brave, respiriamo, benissimo, bravissimo. Così, bravi, ci rilasciamo, lasciamo, lasciamo, lasciamo tutto lo stress. Perfetto, tornano le gambe. Alzo le gambe così come sono verso il petto, mi prendo la coscia a sinistra con due mani. La mano destra è dentro, tra le gambe. Proviamo a stendere la gamba sinistra, piede a martello, su. Ok, perfetto. Cosa controllo? Il bacino è pari come le scapole, come le spalle sono basse, il mento è dentro. Le mie gambe si stanno spostando verso il petto perché le tiro io con le braccia. La mente rilassa il muscolo. E il muscolo, quando è rilassato, io lo posso allungare. Benissimo, appoggiamo il piede sinistro giù, appoggiamo il piede destro giù, togliamo incrocio, le mani dietro la testa, gomiti aperti. Ok, troviamo sempre il piacere in ogni posizione, anche quelle più impegnative. Incrociamo l'altra gamba, perfetta, benissimo. Prendiamo l'aria e andiamo con le gambe a destra. Se possiamo, appoggiamo la pianta del piede sinistro, aprendo molto ginocchio sinistro. Togliamo la pancia, i gomiti fermi, il mento è dentro. Le posizioni semplici, semplicissime. Respira il naso e la bocca. Quando noi mettiamo la nostra attenzione verso la respirazione, i pensieri svaniscono. Non pensiamo né a quello che dobbiamo fare, né a quello dove dobbiamo andare, a quello che abbiamo fatto, ma facciamo l'esercizio della respirazione. La nostra mente è consapevole sulla respirazione. Andiamo, torniamo, movimento molto dolce dall'altra parte, espiriamo l'aria a sinistra, benissimo. Continuiamo a respirare. Se la mente vaga e va dall'altra parte, la riportiamo verso la respirazione. Il corpo deve essere ripulito dai pensieri per poterlo rigenerare.
Noi non possiamo avere le posizioni pensando a quello che dobbiamo fare o quello che abbiamo fatto. Torniamo, appoggiamo bene il bacino, solleviamo le gambe verso di noi e proviamo a prendere la coscia destra. Proviamo a stendere la gamba destra a piede a martello. Controlliamo se non siamo storti, perché quasi tutti siamo storti. Dobbiamo immediatamente correggere questa posizione. Il mento è dentro, le spalle basse, il bacino è pari, la pancia non c'è, il corpo è così rilassato e io con le braccia lo posso tirare dove mi pare. Ovunque voglio, il corpo si sposta. Benissimo, appoggiamo il piede giù, appoggiamo l'altro piede giù, stendiamo due gambe giù, chiuse insieme, piede a ballerina. Sollevo le braccia verso il cielo, le mando dietro e mi allungo. Spingo la schiena sull'asciugamano, buttando fuori l'aria. La lascio, due piedi a martello. Spingo la schiena sull'asciugamano, butto fuori l'aria. Martello. E rilasso. Due piedi a ballerina, prendo l'aria, espirando appoggio la schiena sopra asciugamano e martello rilasso e ultima volta, buttando fuori l'aria, io spingo la colonna vertebrale sopra l'asciugamano. Sollevo le braccia verso il cielo, abbasso le braccia giù, piego le gambe. E facciamo un test, vediamo se possiamo farlo. Le gambe salgono e vanno dietro la testa. Possiamo usare le braccia dietro la schiena, dietro, 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 dietro. Se possiamo usare le braccia, possiamo usare le braccia. Altrimenti ci prendiamo le gambe e le tiriamo su. Benissimo. Ok, perfetto. Bene. Benissimo. Due gambe chiuse insieme, piede a martello, la respirazione. Benissimo, non respira la pancia. Ci rilassiamo, bravi, benissimo. Scendiamo piano piano, piegando le gambe, piegando, 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 scivoliamo giù, bene, perfetto. Benissimo, appoggiamo i piedi, le gambe sono piegate. Completamente rilassati, completamente rilassati. Ci mettiamo a sedere con due gambe stese, piede a ballerina. Ok, apriamo le braccia, solleviamo verso il cielo e adesso chiudiamo gli occhi, visualizziamo una pallina bianca da ping pong. Dentro il coccige. La pallina sta salendo lungo la colonna vertebrale. La colonna vertebrale, ogni volta che la pallina sale, segue la pallina. Lentamente arriviamo fino il cuoio capelluto. Attenzione. La pallina sale verso le mani e la prendiamo con due mani. Fate il gesto che l'avete presa. Stop. La sentite tra due mani. Percepite di che materiale è fatta. Che colore ha? La dimensione? Prendi l'aria, vai avanti, prenditi le gambe e allungati. Prenditi due talloni e la testa tocca le gambe. Saliamo curvando. Bene, apriamo leggermente le gambe, rilassiamo i piedi. Appoggiamo le mani, i polsi sopra le cosce, girati, il palmo della mano girato. Stop.
abbassiamo leggermente la testa, chiudiamo gli occhi e troviamo questa posizione molto rilassante. Dedichiamo il tempo alla respirazione. Quanto tempo vogliamo, ma siamo con l'esercizio della respirazione.